felici dell'importante collaborazione tra gli uffici del Comune di Oristano e naturalmente quelli della Regione, importante sinergia che ha ovviamente consentito di raggiungere questo importante risultato. È un primo passo, chiaramente, che oggi ha consentito a più di 300 famiglie di, veramente di avere la piena proprietà del proprio immobile, ma certamente ci auguriamo che questo problema si possa risolvere anche per i numerosi terreni gravati ad uso civico del Comune di Oristano, e quindi parlo della città e anche delle frazioni. Io sono certo che questo si potrà fare proprio perché, ripeto, gli uffici regionali si sono dimostrati disponibili e chiaramente vi è la volontà reciproca, quindi nostra e loro, di arrivare a un risultato definitivo. Finalmente Regione Sardegna, quindi la direzione dell'assessorato all'agricoltura, in sinergia con lo stesso comune, ha posto termine dopo una serie di atti burocratici, una serie di tempistiche purtroppo che si stavano allungando, però ha preso in mano la situazione e finalmente ha eliminato questo problema per la comunità. Siamo qui oggi a dirlo e sicuramente siamo qui anche a dire che tutta una serie di problemi che gravano su tutti i comuni della Sardegna andremo sicuramente a lavorarci, ci stiamo lavorando e ci auguriamo di poterli risolvere. Oggi comunque una giornata molto molto importante per il comune di Oristano e insieme al sindaco abbiamo posto fine, messo la parola fine a questo problema che, ripeto, insisteva da più di 20 anni. Proprio da oggi i proprietari delle loro abitazioni potranno certamente disporre del loro bene come meglio ritengono. Sino ad oggi purtroppo questo di fatto non era, perché non erano in grado di disporre il proprio bene come meglio si conviene, anche eventualmente avendo la necessità di venderlo. Questo non era possibile perché nessun notaio avrebbe mai fatto il rogito. E quindi lei capisce bene che oggi tutti i proprietari, 300 famiglie che hanno la propria abitazione a Torre Grande, sono disponibili le loro abitazioni. Ecco.